documento del bilancio di genere, ma il bilancio di genere è il processo. Quindi, e significa essenzialmente inserire la variabile genere all'interno della programmazione finanziaria e strategica di un'università, quindi andrà inserito nel ciclo di bilancio. Quindi questo è un primo passo molto importante, è un passo che ci richiede il Ministero, quindi sempre più università si stanno attrezzando, stanno preparando un bilancio di genere, e lo abbiamo fatto seguendo le linee guida della CRU in proposito, nel senso più ampio, con poi come vedrete con approfondimenti specifici per le nostre specificità di università, e non solo questo passo è importante per l'università in sé, ma è anche importante perché ci inserisce in un network di altri atenei che sono interessati a sviluppare questo tipo di temi, perché purtroppo per fortuna l'università non è una torre d'avorio, è inserita in un territorio, in una nazione, in un contesto sociale e culturale. Come sappiamo e come vedremo, le analisi che vi racconterò sono specchio della società in cui viviamo. E dopodiché, a mio parere, quello che ha in più l'università è che abbiamo strumenti che ci permettono di pensare azioni che inducano un cambiamento nel nostro istituto e che siano motore di cambiamento nel nostro territorio. Quindi io adesso mi fermo e do la parola, cominciando dal Rettore, però vorrei prima ringraziare prima di tutto chi mi ha supportato in questa impresa, cioè a partire dal Rettore e dal Direttore Generale, e il gruppo di lavoro col quale abbiamo scritto questo bilancio, fatto le ricerche, trovato i dati e scritto questo bilancio, che è stata un'enorme, per me, occasione di arricchimento, perché alcuni colleghi docenti già li conoscevo, ma scoprire le capacità, la voglia di fare, l'inventiva del personale non docente che non conoscevo, qui c'è solo Stefania, ma ci sono state anche Monica Croce e Sabina Mastrolia, che purtroppo non possono partecipare, è stato veramente un notevolissimo arricchimento. Quindi grazie a tutti e cominciamo. Fabio, se vuoi. Grazie. Dovrò essere necessariamente breve perché ci sono molti interventi e soprattutto molti interventi che analizzeranno la questione con un dettaglio e con una prospettiva sicuramente molto interessanti. Io voglio soltanto sottolineare due aspetti. Uno è la questione relativa al percorso che noi abbiamo intrapreso, e cioè un percorso in cui vogliamo che la nostra università diventi innanzitutto un'università inclusiva, capace di fare ricchezza di ogni differenza, anzi, incentrare proprio su questo la sua specificità. E questo vorrei che diventasse, ma già lo è, grazie all'azione, diciamo, coordinata di una serie di persone che qui sono rappresentate, a diverso titolo hanno collaborato e sono ben rappresentate, a partire dalla delegata Anna Cherubini, a cui devo moltissimo, soprattutto l'idea di portare avanti il bilancio di genere. Allora, questo è il primo aspetto. Perché lo leggo al bilancio di genere? Perché è proprio su questo che noi dobbiamo fare leva, cioè dobbiamo costruire un percorso che metta in valore la persona a prescindere da qualsiasi carattere identitario, ma mettendo in valore la specificità della singola persona. Cioè, esso un docente, un tecnico, un amministrativo, uno studente, una studentessa. Questo secondo me è l'aspetto importante. L'altro aspetto è il senso del bilancio, no? Che ovviamente è una metafora, cioè non è il bilancio di genere. Il bilancio è qualcosa, no, che fa riferimento alle aziende molto spesso, al bilancio delle imprese. Ora, qual è l'obiettivo di un'impresa? L'obiettivo è il profitto, è quello attraverso il quale noi valutiamo il bilancio. Bene, qual è allora l'obiettivo del bilancio di genere? E qui la domanda che dobbiamo porci, non è questo, l'importante oggi non è riflettere sullo strumento del bilancio di genere, ma riflettere sull'obiettivo, e oggi è una giornata particolare, perché abbiamo voluto che il bilancio di genere fosse presentato oggi, un valore simbolico acquisisce. Ecco perché, come diceva giustamente Anna, bilancio va letto come processo, certo, perché noi stiamo costruendo una fotografia dello stato attuale, ma siamo perfettamente coscienti di dove vogliamo andare, perché questo è soltanto un documento che potremmo dire attesta la situazione attuale e dunque ci dà l'obiettivo di medio-lungo termine.
e noi saremo determinati nel perseguirlo, utilizzando una politica attiva. Ecco, quando abbiamo dovuto decidere la denominazione della delega, abbiamo detto politiche di genere. Vogliamo dare un senso compiuto a questo obiettivo. E così stiamo lavorando alla carriera alias, per esempio. Sono piccoli interventi, ma significativi, che costruiscono una prospettiva di comunità. E l'ultimo aspetto è, se l'università è e vuole essere un faro culturale per il territorio, per la nostra comunità, allora dobbiamo fare scuola. Cioè dobbiamo essere noi ad anticipare quello che altri dovrebbero fare. Noi non possiamo dire ad altri di comportarsi in un certo modo se noi come comunità accademica non riusciamo a interiorizzare questi valori, a esprimerli attraverso azioni concrete. Ecco perché il bilancio di genere è anche un messaggio alla nostra comunità, un messaggio in cui diciamo non soltanto dove vogliamo andare noi, ma dove vorremmo e dovrebbe andare, secondo noi, l'intera comunità a cui noi afferiamo. Ecco perché questo è un momento fondamentale per costruire la credibilità stessa della nostra istituzione. E io non posso che essere felice in questo momento, perché questo non è l'atto di arrivo, è l'atto di partenza per un grande progetto, per essere sempre più uniti, per essere sempre più una comunità coesa e convergente. Mi fermo qui. Grazie Fabio. Se il direttore generale vuole parlare. Vedo che mi farai da spoiler perché ho già intravisto dei grafici, vediamo un po'. Mi rovina la suspense. Però è pure il direttore generale, per cui dice ci sta, insomma. Diciamo. E devo dire, scusate, introducendolo, devo ringraziare il direttore generale per la sensibilità che ha avuto a portare avanti questo progetto e con me a condividere, diciamo, una delegata che è stata, come dice, no, a Napoli si dice, è molto insista, però è bello, perché guardate, l'insistenza di una persona, l'entusiasmo è quello che guida tutti quanti noi, per cui veramente grazie ad Anna e a tutti quelli che hanno collaborato. Grazie, ovviamente anch'io mi associo ai ringraziamenti, devo dire che la professoressa Cherubini in effetti tra i delegati è uno dei delegati più... diciamo che certamente è più presente, quindi gli effetti di questa presenza sono duplici, no? O si ottiene il risultato oppure si evita, quindi però io sono sicuro che invece, poiché la professoressa Cherubini per via della sua delega e per via degli argomenti che tratta è giusto che sia seguita, che sia accompagnata, quando mi ha proposto di costituire un gruppo di lavoro e la sua idea era quella proprio di costruire, di costituire un gruppo di lavoro congiunto tra il personale docente e il personale tecnico amministrativo, io ho immediatamente accolto il suo invito, proprio perché anch'io ritenevo che nell'ambito di questo lavoro, che per la prima volta vede un documento del genere nell'Università del Salento, fosse necessaria la presenza sia del personale docente, è abituato per sua natura a svolgere e a realizzare, a costruire prodotti nuovi, ma anche alcune figure del personale tecnico amministrativo, sono state citate poco fa le dottoresse Croce, Mastrolia e Presicce, che oltre che avere una competenza, una professionalità certamente spendibile sull'argomento, avevano in più una profonda conoscenza della macchina amministrativa, dell'organizzazione universitaria, e potevano certamente dare il contributo nella realizzazione di questo importante documento. Bene, e io da questo punto di vista non mi soffermerò ovviamente nella descrivere il bilancio, perché lo farà la professoressa Cherubini certamente molto meglio di me a seguire. Io però mi sono voluto soltanto soffermare un attimo su che cos'è il bilancio di genere, su che cosa rappresenta per la comunità universitaria il bilancio di genere, qual è l'uso che se ne deve fare. Questo perché ovviamente nel realizzare questi prodotti noi abbiamo impiegato delle risorse, abbiamo impiegato del tempo, e sarebbe un gran peccato immaginare che il tempo dedicato a realizzare questi prodotti poi non sia invece proficuo per il futuro. Io ovviamente non sono capace di dare una definizione, quando i documenti sono come quello del bilancio di genere, non precostituiti,
noi siamo abituati a scrivere dei documenti, soprattutto il personale tecnico amministrativo, a scrivere dei documenti seguendo delle regole ben definite, preimpostate. E nel caso del bilancio di genere non abbiamo una guida così puntuale. Sì, abbiamo delle linee generali, abbiamo degli esempi in Italia, ma siamo liberi di costruirlo nel miglior modo possibile, nel modo che noi riteniamo più giusto per la nostra università. Ebbene, quindi ritengo che si possa dire ciò che il bilancio di genere certamente non deve rappresentare nella nostra università. Non dobbiamo certo correre il rischio di considerarlo uno strumento autorizzatorio, come lo è per esempio il bilancio di previsione. Quindi definiamo un bilancio e all'interno di quel bilancio dobbiamo necessariamente muoverci. No, certo non lo è. E non lo è neanche un documento gestionale, cioè non ci dà indirizzi immediati di gestione. Quindi io ho pensato che più opportunamente il bilancio di genere possa essere un documento che aiuta nella conoscenza approfondita della macchina organizzativa universitaria, attraverso una lettura diversa dei numeri e degli elementi monetari, degli elementi finanziari, ma anche soprattutto di tutti gli elementi fisici. Quindi uno strumento di conoscenza che si affianca, quindi non sostituisce nessun altro documento, ma si affianca a tutti i documenti programmatici che esistono nell'università. Quali sono il piano strategico? Qual è il bilancio sociale? Documenti importanti e che vedono adesso completare il quadro informativo presente nell'università. Questo quadro informativo quindi costituisce un patrimonio determinante e una base di partenza, una piattaforma di informazioni importanti per costruire le scelte dell'università, e anche poi diventa nel tempo, perché noi ci auguriamo che non sia episodico, non sia sporadica la presentazione del bilancio di genere, ma possa essere nel tempo anche uno strumento che affianca e valuti e consenta di valutare le politiche intraprese dall'Ateneo. E poi, diciamo, io l'ho letto, ma mi sono voluto soffermare un po' per mia natura su alcuni numeri che hanno riguardato e che riguardano il personale tecnico amministrativo. Questo un po' per mettere a fuoco alcuni elementi che riguardano la categoria del personale tecnico amministrativo. E devo dire che, professoressa, che un po' dai numeri che riguardano il personale tecnico amministrativo trovo che la parità è assolutamente verificabile. Noi abbiamo sostanzialmente un numero pari di unità di personale tecnico amministrativo uomini e un numero pari di unità donne. Troviamo una leggera differenza, questo sì, ed è interessante notarlo, nella distribuzione del sesso per le categorie. Però mi fa piacere notare che la percentuale di presenza delle donne aumenta all'aumentare del livello di istruzione richiesto per accedere. Vediamo che sui livelli medio-bassi in genere la percentuale degli uomini è superiore a quella delle donne, salendo nella categoria le donne prevalgono generalmente prevalgono sul numero delle unità di personale uomo. Un po' visto che questo è un po' il risultato anche delle politiche universitarie. Nelle università ormai da molti anni il numero delle donne è superiore al numero degli uomini, sia nel momento dell'accesso che nel momento del successo, quindi nel momento della laurea. E questo è un altro elemento importante. Un altro dato importante è la distribuzione del personale per genere, per fasce di età, sono praticamente equivalenti, con una leggera riduzione del personale di sesso femminile nelle fasce di età più elevate. Questo per una naturale propensione per delle donne ad andare in pensione un po' prima, un po' vi è una legislazione che agevola l'accesso alla pensione per le donne. E invece la differenza più importante, più macroscopica, l'ho vista, l'ho notata sul ricorso al part-time. Le donne hanno una percentuale di ricorso al part-time decisamente superiore a quella degli uomini, e questo è un elemento che è importante da valutare proprio per quello che dicevo prima, per le politiche
che devono essere poi intraprese, perché è evidente che di fronte a questa esigenza, a queste differenti percentuali, c'è sicuramente dietro un diverso approccio alla cura della famiglia tra uomini e donne. Ecco, questo è quello che volevo dire quando dicevo i numeri servono perché danno un patrimonio di conoscenze e aiutano principalmente nei due obiettivi che noi dal bilancio ci aspettiamo e che dobbiamo ovviamente portare avanti. Uno più immediato, quindi analizzare i dati che noi abbiamo, analizzarli in maniera più approfondita immediatamente dopo questa presentazione e provare ad immaginare le prime azioni nel medio e nel breve periodo, le prime azioni concrete. E poi diciamo un auspicio per il futuro, questo è un po' un obiettivo anche ambizioso, cioè quello di provare nel futuro a rendere compatibili in termini temporali, non certamente documentali, perché i documenti sono completamente diversi, però in termini temporali provare a rendere coerenti il bilancio di esercizio con il bilancio di genere. È un'impresa ardua sul piano concreto perché i tempi del bilancio di esercizio sono contingentati, sono previsti dalle norme, non abbiamo la possibilità di allargarli e quindi vuol dire che lo sforzo organizzativo per ottenere questo risultato futuro nel medio periodo, nel medio-lungo periodo, deve essere importante, però è l'obiettivo al quale dobbiamo necessariamente tendere. E infine, ovviamente, anche da parte mia, i ringraziamenti all'intero gruppo di lavoro, perché ha lavorato, e lo so bene che cosa significa lavorare su un primo documento, cioè scrivere per la prima volta un documento. So bene essere un impegno particolarmente difficile, è difficile creare i canali comunicativi all'interno delle strutture, è difficile reperire i dati, è anche difficile, ovviamente, una volta ottenuto tutto, leggere i dati nella maniera più oggettiva e obiettiva possibile. E quindi di questo io ovviamente ringrazio l'intero gruppo di lavoro. È un ringraziamento poi particolare alle colleghe del personale tecnico amministrativo che poco fa ho nominato per il loro impegno non comune per raggiungere questo obiettivo. Bene, vi ringrazio e ovviamente ridò la parola alla professoressa Cherubini. Grazie direttore, quindi sì, è esattamente quello che stavi dicendo. Il lavoro grosso adesso sarà inserirlo in un vero ciclo di bilancio. E le azioni non saranno facili, quasi nessuna delle azioni sarà facile per vedere un po' di cambiamento, comunque appunto un primo passo è... Dobbiamo provare, sì. Dobbiamo provare. Allora io chiederei alla presidente del CUG, McBritton, di dirci qualcosa, poi... sì, vieni qua, mi allontano io. E poi chiederei alla professoressa Rinaldi come coordinatrice di Caliper e alla presidente del CUG di Bari che ci segue da remoto, dovrebbe seguirci da remoto, e poi daremo la parola alla professoressa Camussi di Milano Bicocca che ci farà un breve talk generale, breve spero non tanto perché dice sempre cose interessantissime Elisabetta, un talk sull'argomento del perché è importante parlare di pari opportunità adesso. Monica, lascio a te la parola. No, io sarò brevissima, intervengo per, a nome mio e a nome dell'intero CUG naturalmente per esprimere la soddisfazione del raggiungimento di questo traguardo. Non è facile, appunto è stato già detto, fare un bilancio di genere. Ogni tappa è allevatrice di nuove questioni e come sanno tutti quelli che si occupano di pari opportunità, arrivare a un risultato è anche aprire la finestra per un nuovo percorso. Questo è stato già detto e infatti su questo credo che siamo abbastanza tutti d'accordo. Quindi io ricordo questo perché io sono veramente convinta che della funzione dell'università in questo ruolo, nella sua funzione di approfondire determinate questioni, fornire ipotesi di soluzione, se non lo facciamo noi, sostanzialmente non capisco chi lo possa fare. Penso anche che un bilancio come quello che stiamo presentando oggi abbia una serie di elementi che possono interagire
e sarebbe carino riuscire a farlo non solo con il nostro bilancio generale, ma anche con altri strumenti, tipo le analisi Svimex, l'Istat, anche gli altri bilanci di genere. Quindi è una prospettiva ancora che si apre, penso che ci siano le condizioni a ogni Salento per sviluppare questo tipo di approccio. E quindi anche io ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato, perché è stata un'avventura abbastanza complessa, però è anche molto bello, sono perfettamente d'accordo con quello che avete già detto, di scoprire poi che in realtà anche all'interno dell'università abbiamo tante forze da valorizzare anche in queste prospettive che, come dice il direttore, sono qualcosa di nuovo, quindi come tale sono le sfide, no? Quindi scoprire, avere la conferma, poi scoprire non è proprio la parola giusta, ma avere la conferma che possiamo accettare alcune sfide è una bella cosa. Quindi io vi ringrazio e non voglio occupare più tempo, perché appunto la giornata di oggi è impegnativa. Va bene, diamo la parola alla professoressa Rinaldi. Allora, grazie professoressa Cherubini per aver organizzato questo evento e grazie per il lavoro fatto fino adesso. E sono anche molto contenta che, diciamo, la nostra delegata sia anche parte attiva di questo progetto europeo che coordino per Unisalento, che si chiama Caliper è il calibro in inglese, e Linking Research and Innovation for Gender Equality. È un progetto europeo di 4 anni, iniziato a gennaio 2020, e l'obiettivo del progetto è quello di rendere le organizzazioni di ricerca e di innovazione più uguali nel genere, seguendo quelle che sono proprio le direttive della Comunità Europea per appunto l'implementazione dei piani per l'uguaglianza di genere. Soprattutto l'attenzione è rivolta verso le giovani ricercatrici che lavorano nei campi, nei settori STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma non solo a loro, in modo da poter migliorare le loro prospettive di carriera, integrandole in una dimensione che possa portare dei vantaggi a tutta la comunità accademica, a tutto il mondo dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e scientifico. Soprattutto l'approccio innovativo di questo progetto, che è molto interessante, è quello che viene chiamato quadrupla elica, nel senso che c'è un confronto continuo con il tessuto regionale e nazionale non solo dell'accademia, ma anche dell'innovazione, dell'industria, della governance, della società civile e del mondo, diciamo, anche che riguarda tutta la parte di sviluppo diciamo tecnologico e innovativo, per poter creare un laboratorio continuo che si chiama Hub di Ricerca e Innovazione, con cui confrontarci per portare avanti questo cambiamento, quindi per rendere appunto la dimensione del genere integrata in tutto il processo che può essere di cambiamento e di innovazione collegato al progetto. Proprio perché nessun tipo di cambiamento può essere efficace senza coinvolgere appunto questi 4 pilastri, quindi accademia, industria, settore pubblico e società civile. E detto questo, la parte più interessante del progetto è il confronto continuo che facciamo con gli altri partner a livello europeo, perché c'è molto da imparare e perché è diciamo un percorso che noi sentiamo come percorso comune a livello proprio europeo. E soprattutto la cosa importante è che incominciamo a vedere un po' di risultati, come presa di coscienza delle possibilità, delle capacità in questo mondo abbastanza complesso che in questo periodo anche difficoltoso. E proprio oggi diciamo verrà lanciato su una rivista scientifica importante da parte
di due giovanissime ricercatrici del nostro dipartimento, uno special issue, quindi diciamo un volume speciale dedicato alle donne che lavorano nel campo delle nanoscienze. Quindi questo come segno del, diciamo, dell'apertura e di quello che in futuro speriamo accada sempre di più, non solo nel nostro ateneo, ma in tutti gli ambiti con cui noi amiamo confrontarci. Quindi grazie. E... grazie a te, Ross. Io adesso darei la parola alla professoressa Vimercati dell'Università di Bari, presidente del CUG dell'Università di Bari, che non vedo. Sta lì. Sì, dovreste attivare l'audio. E dovrebbe... Buonasera, sentite? Buonasera, consentitemi innanzitutto un ringraziamento al magnifico rettore, alla professoressa Cherubini, alla professoressa Monica McBritton, sono state loro a invitarmi a partecipare a questa magnifica occasione per me in quanto studiosa, in quanto presidente del CUG dell'Università di Bari, per portare una piccola testimonianza e soprattutto prendere appunti e spunti di riflessione che mi riprometto di portare a casa mia, nell'auspicio che quella di oggi possa essere una prima occasione di incontro, ahimè solo a distanza, ma soprattutto di collaborazione, perché è vero che siamo come università coinvolti e coinvolte come studiose e studiosi in un processo complesso anche di conoscenza di noi stessi come istituzione, ed è un po' una delle funzioni del bilancio di genere, no? Fornire quella fotografia di cui si è detto, base di partenza per mettere in campo azioni e iniziative. Cercherò anch'io di essere molto breve nella mia testimonianza, perché in realtà sto prendendo, come dicevo prima, appunti e spunti di riflessione. Però ecco, tengo a dare qualche dato, a condividere parte della riflessione avviata e che stiamo conducendo come CUG all'interno dell'Università di Bari, dell'Ateneo Barese, al fine di capire innanzitutto come organizzarci per portare avanti questo processo, a partire dalla fotografia. La fotografia è stata appena scattata, al momento è un'istantanea che dà un'idea, ma una fotografia che va resa oggetto di un lavoro ulteriore, e questo con uno sforzo di grande, forse anche onestà intellettuale, è stato proprio riconosciuto nella premessa del bilancio di genere che abbiamo formalmente adottato per il periodo 2020-2022, riconoscendo, dicevo, che si tratta dell'avvio di un processo che non possiamo non intendere in termini di gradualità. Abbiamo vissuto, come tutte le università, gli enti, le istituzioni del nostro paese, un anno davvero particolare. Nel caso specifico dell'Ateneo Barese, abbiamo anche registrato una coincidenza un po' incresciosa, forse un termine esagerato, però una coincidenza che ci ha creato qualche problemino. Il nostro rettore Stefano Bronzini si è insediato a ottobre 2019 e avevamo iniziato a mettere all'ordine del giorno tutta una serie di azioni, iniziative mirate anche a creare quel contesto di base, perché processi di questa complessità e ambizione possano essere positivamente avviati e portati avanti. Il Covid ha pesantemente rallentato questo processo, però non lo ha bloccato, e io quindi considero anche questa occasione come utile a rafforzare il processo che stiamo portando avanti. E un giorno fa, a metà febbraio, abbiamo dedicato due giornate di riflessione intensa e profonda. Il rettore ha organizzato gli stati generali, o per meglio dire una conferenza di Ateneo,
immediatamente precedenti all'inaugurazione dell'anno accademico. La particolarità e la ragione per la quale mi fa piacere portare questa esperienza in questa sede è un po' l'intento dietro la organizzazione di questa conferenza di Ateneo dal titolo evocativo Contaminazioni. Ebbene, per circa 2 giorni si è discusso in maniera intensa di contaminazioni, cercando di collegare questa riflessione a una necessità molto presente e condivisa, credo, in tante università oggi e contesti istituzionali, di portare avanti una riflessione mirata a mettersi anche in discussione in un momento nel quale in tanti ambiti, anche come università e dal punto di vista anche degli studi che portiamo avanti, registriamo delle difficoltà che attengono a problemi di carattere strutturale. Ebbene, vado subito al sodo. Dal mio punto di vista, le questioni di genere, parlarne in una giornata come questa è per me un'occasione ulteriore di considerazione proprio importante del tema, perché il problema è un problema strutturale nel nostro paese in generale e anche nelle università. È molto difficile per una università, per un contesto organizzativo come quello barese, di dimensioni molto ampie, una università generalista, abbiamo 42.000 studenti. Insomma, l'avvio del processo di redazione del bilancio di genere nel collegamento poi con l'implementazione del piano di azioni positive rappresenta per noi una sfida importante che, come CUG e nella interazione anche con una serie di altri soggetti coinvolti nel processo, inclusi alcuni centri di studio di studi sulle materie di genere con una spiccata vocazione quindi interdisciplinare e interdipartimentale, ci stiamo appunto proponendo di innanzitutto rappresentare l'urgenza di agire attraverso azioni di tipo appunto strutturale, non mirate ad incidere sull'organizzazione dell'università, ma all'interno di un contesto molto più ampio e problematico che è il contesto sociale nel quale operiamo. La difficoltà quindi è nel nostro Ateneo è una difficoltà, diciamo, specifica collegata alle dimensioni e all'essere Ateneo generalista, per cui quello sforzo di interazione, di collaborazione necessario a mettere in campo le azioni necessarie ad avere una fotografia che sia in grado di rappresentare in maniera completa, efficace la realtà della situazione e soprattutto mettere in campo le politiche in termini e le azioni conseguenti a realizzare determinati obiettivi, raccogliendo una sfida che ha una caratteristica importante in senso anche più in generale nel nostro contesto di paese, quello di iniziare a prendere sempre più sul serio le politiche di programmazione, di monitoraggio e valutazione, laddove credo che siamo abbastanza consapevoli che spesso la fase della valutazione è la fase forse più debole dei processi collegati appunto alla messa in campo di investimenti di natura politico-strategica. Io quindi vorrei chiudere con un invito, ecco, con un invito a incontrarci prossimamente per proseguire questa analisi, questa riflessione attraverso uno scambio di prassi buone che potrebbero aiutarci a mettere sempre più a valore quello che è il ruolo strategico anche delle università nel territorio in un momento nel quale, come Regione Puglia, come parte importante del Mezzogiorno d'Italia, probabilmente questa interazione potrebbe non solo arricchire sul piano personale la nostra relazione, la nostra azione, ma anche produrre dei risultati molto interessanti in relazione a quelle che poi sono le strategie di sviluppo non solo economico ma anche culturale di un territorio. E lo sviluppo, le strategie culturali, come sappiamo bene noi che studiamo queste tematiche, in questa sede non dico nulla di nuovo,
cambiamenti culturali sono la vera sfida, la base di azioni e di strumenti, quali anche il bilancio di genere o il piano di azioni positive, parte di un processo necessariamente più ampio e integrato di strumenti e di politiche. Quindi vi ringrazio tutti e continuerò ad ascoltare con estremo interesse. Grazie professoressa Vimercati, io spero di incontrarla di persona quando possibile, ma l'intento è proprio quello, fare rete a partire dalla nostra regione e poi espandendoci al di fuori. E adesso io darei la parola ad Elisabetta Camussi, che è professoressa di psicologia sociale a Milano Bicocca ed è stata una delle componenti della Task Force Colao durante... E come sapete ha stilato un piano di rilancio Italia molto interessante che teneva anche di gran conto questioni sociali e questioni di genere. Quindi ciao Elisabetta, il suo intervento si intitola Dobbiamo occuparci di pari opportunità senza punto interrogativo e ti lascio la parola. Grazie. Allora ringrazio Anna Maria Cherubini e l'Università del Salento per avermi invitata e riflettevo mentre ascoltavo le colleghe e i colleghi che sono intervenuti prima di me, che oggi è il terzo intervento che faccio su questo tema in contesti territoriali e professionali diversi e trovo che questo sia da una parte un segno della magia di che cosa comunque una dimensione di non presenza fisica ci permette comunque di condividere e dall'altra parte sia invece un segno che mi interessa molto di più del fatto che quanto è accaduto in epoca Covid ha reso del tutto evidente che ci sono nel nostro paese, non certo da adesso, una serie di importantissime disuguaglianze delle quali non possiamo più non occuparci. Da qui in maniera, è come se questa crisi avesse svelato in maniera irreversibile che le questioni ci riguardano e ci riguardano tutti e tutte, e nella misura in cui non ce ne occupiamo, queste questioni non stanno semplicemente lì ad aspettare che qualcosa accada, ma prendono la forma importante appunto della disuguaglianza e dell'insieme di disuguaglianze. Per questo il titolo che ho dato al mio intervento di oggi è, diciamo, più affermativo che interlocutorio ed è per me anche una sorta di risposta al grosso lavoro che ho fatto indubbiamente in condizioni non facili in questi 12 mesi e in particolare nei mesi di lavoro più serrato con la task force che sono stati da aprile, da metà più o meno metà aprile, anzi dal 10 aprile perché è una data che non dimenticherò, fino alla metà di giugno e di quante volte a me e ad altre e ad altri è stato necessario ripetere che sì, dovevamo assolutamente occuparci di pari opportunità, che sì, anche dentro un piano che nasceva come economico e sociale, il sociale non poteva essere escluso o divenire marginale, ma doveva essere necessariamente trasversale. A questo arrivo anche recuperando brevissimamente un quadro generale, però molto aggiornato, che riguarda sia l'ultima pubblicazione di dati ISTAT e una parziale rilettura di questo comparativa che hanno fatto anche le brave giornaliste colleghe della 27esima ora e che a mio parere è necessario per dare alcuni elementi che ci permettano di più adeguatamente collocare anche l'importanza del lavoro che sul bilancio di genere che oggi avete realizzato per la prima volta e che per la prima volta come Università del Salento presentate, proprio perché quando si ragiona di pari opportunità, in particolare di pari opportunità di genere e quindi anche del primo criterio di differenza che dentro i contesti si porta attraverso la presenza appunto del genere femminile, si sta in realtà ragionando della società tutta e quindi di tutto ciò che le donne, essendo da secoli necessariamente state le esperte della pratica del quotidiano, portano come livello di complessità, cioè la vita che entra nei contesti e che entra appunto come vita che in quanto tale non può chiedere soltanto risposte di tipo standardizzato. Allora guardiamo molto brevemente alcuni elementi, il primo dei quali, e lo dico perché dentro
la task force c'è stato un grande dibattito sul mettere, come poi siamo riuscite finalmente a fare, a mettere come terzo asse dell'intero piano, non terzo in ordine ma a livello degli altri due, la parità di genere insieme all'inclusione sociale e unitamente soprattutto alla digitalizzazione e all'economia green. E il grande dibattito è stato che molti dei presenti desideravano si mettesse semplicemente inclusione sociale e non parità di genere e inclusione sociale. Ora, chi di noi ha una formazione psicologica e psicosociale sa molto bene che il concetto di inclusione è relativo alla, appunto, inclusione di minoranze o gruppi minoritari. Le donne sono più della metà della popolazione, quindi sarebbe un po' straordinario che, diciamo, il 48% della popolazione, quindi quella maschile, dovesse includere il 52 o 54% a seconda dei momenti. È però molto interessante che qui stiamo ragionando del fatto che non sono la metà di niente in termini di rappresentanza coloro le quali sono più di metà della popolazione. Il tasso di occupazione, sappiamo che in Italia è molto più basso di femminile, è molto più basso di quello della media europea, era leggermente migliorato e in questo fine 2020 ed inizio 2021, anche per l'impatto del Covid, che è stato un impatto impari dal punto di vista delle categorie che hanno perso il lavoro, ha ulteriormente peggiorato la condizione. Quindi noi siamo in una nazione nella quale dovremmo dirci che, almeno per ciò che è riconoscibile come lavoro retribuito per il mercato, meno della metà degli appartenenti. Scusa, forse non stanno avanzando le slide mentre parli. Questa? Continuiamo a vedere la prima. Ah, le mie io le vedo che avanzano. Invece. No, noi siamo fermi al titolo. Forse devi attivare la modalità presentazione. Ce l'ho già in presentazione, ce l'ho in condivisione in modalità presentazione. Allora, noi vediamo solo la prima parte. Adesso l'abbiamo vista. Questa è la modalità non condivisione, però non presentazione, però per me va bene, non è un problema. Non c'è, cioè, se voi la vedete mi va bene così. Sì, adesso sì. Anche questa, quindi è visibile il movimento? Sì, ora sì. Ok, perfetto, si vede che non me la tiene in modalità presentazione, la facciamo così allora. Dicevo che il tasso di occupazione femminile è decresciuto, ma che cosa è spaventoso di questo? Che anche prima in realtà noi abbiamo un problema molto grande, cioè siamo una nazione nella quale una parte consistente della popolazione femminile in età da lavoro non lavora di lavoro retribuito per il mercato, e questa è una questione sulla quale anche a livello culturale dovremmo riuscire a ragionare. Vado rapidamente a dire che questa grossa perdita anche di situazione occupazionale, l'avete visto, dati Istat variamente poi commentati, è derivata in particolare dal fatto che, come sappiamo, c'è una sorta di segregazione orizzontale di tipo occupazionale per le donne, e le donne quindi si sono ritrovate, non certo per scelta, ad essere gran parte della forza lavoro dei comparti che sono stati più pesantemente colpiti dalla situazione Covid. E comunque anche tra coloro le quali non hanno perso il lavoro c'è stata una decrescita complessiva di reddituralità e il timore invece crescente di perdita di lavoro. La situazione peraltro è così poco favorevole in questa fase storica alla condizione femminile che le disoccupate, anche a causa del Covid, hanno detto di aver smesso proprio di cercare quel lavoro in questo periodo. Una delle ragioni che possono spiegare in parte anche le fatiche femminili sono quelle relative al fatto che, come sappiamo, questo smart working, che non è stato uno smart working, ma diciamo è stato uno smart working forzato e come dire collegato ad una situazione pandemica, ha impattato in maniera molto più pesante sulle donne che sugli uomini, non solo perché le donne sono state più degli uomini in smart working, ma perché le donne molto più degli uomini si fanno carico del lavoro di cura continuativo per le persone, oltre che per la casa e per le cose. E tutto questo è stato incredibilmente peggiorato da una situazione storica nella quale, causa pandemia e lockdown, sono venuti a mancare anche quei pochi scarsissimi servizi che esistono sul territorio a supporto del lavoro di cura messo in atto prevalentemente dalle donne, nonché sono mancati anche proprio quei supporti di tipo individuale che fanno parte o della rete familiare, per le ragioni che sappiamo, o di distanza dalla rete o di impossibilità a
tutela della salute, in particolare delle persone anziane e fragili, di poter beneficiare della loro presenza, e ancora un elemento a mio parere molto 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 importante, l'impossibilità altrettanto di servirsi di servizi, diciamo, educativi retribuiti in maniera individuale, proprio perché dentro questa complessità era impossibile anche fare riferimento a quelle risorse a cui tradizionalmente si faceva riferimento. Sto pensando a situazioni come il tempo per le famiglie, la banca del tempo, cioè tutta una serie di situazioni anche di rete territoriale di servizi terzo settore ai quali era diventato impossibile appoggiarsi. Tutto questo inscrive in un quadro che sintetizza in una frase sulla quale credo di non dover perdere molto tempo, e che si chiama il welfare che non c'è. Noi viviamo in una nazione in cui il welfare è ancora declinato solo e unicamente in una visione di tipo pensionistico per quanto riguarda quello che fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dal punto di vista invece della welfare, come dire, contemporaneo, che dovrebbe fornire assistenza, noi sappiamo molto bene che il welfare italiano contemporaneo continua a essere un welfare di tipo dichiarato di tipo mediterraneo familistico, e quindi come tale, come dire, non più in grado di reggere. A questo si somma il tema della natalità o denatalità. Mi fa sempre sorridere che le studentesse con le quali discuto di questioni inerenti alla denatalità mi rispondano molto chiaramente che non intendono essere coloro le quali dovranno salvare la nostra nazione dall'estinzione, il che però pone un problema molto importante rispetto alla dimensione del desiderio, no? E del diritto, diciamo, ad una generatività scelta. Noi sappiamo molto bene che il numero dei figli nati in Italia decresce molto pesantemente, decresce sia perché comunque c'è un invecchiamento generale della popolazione, decresce perché il numero di persone in età feconda è decresciuto, decresce peraltro perché abbiamo anche politiche migratorie che non sono politiche, e quindi come tali anche riducono il numero di immigrati ed immigrate che in età più giovane e magari con progettualità familiare possono arrivare nella nostra nazione. Mi sembra importante ricordare che però il dato ISTAT ci dice che il dato ISTAT, che misura anche il numero di figli desiderati, ci dice che in realtà, seppure nella nostra nazione non si facciano più figli, il numero di figli desiderati rimane 2. Cioè c'è una costanza: negli ultimi 20 anni il numero di figli desiderati è rimasto 2, cioè la progettualità nella testa è aperta, nei fatti non può essere realizzata. Proseguiamo. Il welfare, l'ho detto prima, faccio qui solo una sintesi del fatto che è un welfare che fa ricorso sistematico a cosiddette reti informali, e questo è un problema. È un problema perché ovviamente le reti informali ci possono essere o non essere, e sono ovviamente diversamente impattate dalle vicende che accadono, e questo l'abbiamo visto troppo bene in pandemia, e comunque uno Stato non può stare in piedi se non mette mano al tema delle infrastrutture sociali, anche perché il contesto territoriale, generazionale e familiare è cambiato. Lo dimostra semplicemente il fatto che molte persone studiano e costruiscono legami affettivi e familiari in regioni prima ancora che in nazioni diverse dalla propria di origine, e quindi in questo senso già molto concretamente non potranno più contare in maniera sistematica sulla rete familiare, oppure con l'invecchiamento della popolazione, no? La figura cosiddetta della figura femminile che si trova in una posizione di sandwich tra la dei genitori anziani e la gestione di quelli che sono i figli e le figlie piccole. E questo dato sullo squilibrio e la simmetria di tempo dedicato alla cura totalmente a carico del genere femminile, con uno sbilanciamento quindi molto importante, continua a essere un tema centrale. Quello che è necessario, sappiamo bene, sarebbe passare dal ragionare in termini di conciliazione per le donne, questo è anche importante, no? Ragionando di bilanci di genere in termini di conciliazione, a passare a un'idea di condivisione. Ci sono anche poi dei costi e dei benefici che deriverebbero da un lavoro di cura che fosse distribuito attraverso i servizi e come tale adeguatamente retribuito. Una delle quasi ultime cose che volevo dire su questo quadro generale è che certamente in Italia, lo sappiamo, noi abbiamo un livello di numero di laureati e di laureate che è inferiore alla media europea e all'attesa europea, però dentro questa media sarebbe importante ricordare che, come sappiamo, le donne
donne hanno migliori tassi di riuscita, anche se a livello nazionale, come sappiamo, sono meno presenti su quelle che sono tutta una serie di discipline, non per le quali dobbiamo sempre tutti soltanto occuparci di STEM, ma che presentano la maggior possibilità di impiego nel mercato del lavoro, la miglior permanenza e anche attualmente il miglior livello di retribuzione. Pochi cenni rispetto al tema disuguaglianze. Vi dicevo che con la pandemia le disuguaglianze tra i generi sono peggiorate moltissimo dal punto di vista della situazione lavorativa. Possiamo dire che se dobbiamo tenere un focus di attenzione su che cosa invece è accaduto per quanto riguarda la rappresentanza in ambito politico, e ministre del governo Draghi sono il 35%, non entrerei però nell'analisi di quante di queste sono in ruoli di maggior o minor rilievo e di quante di queste siano con o senza portafoglio. Mentre rimane un dato molto interessante l'esito della applicazione, diciamo per così dire forzosa, delle quote di partecipazione ai CDA, ai consigli di amministrazione derivanti dalla legge Golfo Mosca, che ha fatto sì che in Italia si arrivasse ad avere che il 36% della composizione dei consigli di amministrazione delle cosiddette aziende partecipate è attualmente costituito da donne, il che trovo che sia un effetto diretto e indiretto molto interessante di quando si applicano dei meccanismi che sono assolutamente di azioni positive, cioè di riequilibrio fatto tramite scelte di condizioni di svantaggio. Cosa abbiamo fatto con il piano Colao? Vi dicevo all'inizio, questo è il quadro guardato adesso, questo è il quadro anche guardato nel confronto di un decennio, per così dire, di cambiamenti. E quando io il 10 aprile sono stata chiamata a far parte della task force Colao, a parte lo spavento che mi prese in termini di responsabilità con quella telefonata e di richiesta di partecipazione, perché ovviamente io, come tutta l'Italia, era il 10 aprile, appunto, lo ricordo perché era il venerdì precedente la Pasqua. Diciamo lo spavento che mi prese in termini di responsabilità, perché io, l'Italia intera e parte del mondo eravamo esattamente dentro la pandemia, no? E contemporaneamente io sentivo l'esigenza di mettere a disposizione le mie competenze e l'importante assunzione di responsabilità che questo avrebbe comportato. Peraltro sentii di dover assolutamente rendere disponibili le mie competenze, perché era rarissimo che dentro una task force governativa di tipo appunto economico-sociale, per come questa era definita, entrasse una persona con competenze psicosociali quali ero io. C'entrai e, come dire, non tutto fu esattamente roseo, nel senso che peraltro io entrai anche in termini poi delle riflessioni che furono fatte in termini di equilibrio di genere, entrai diciamo dall'inizio della costituzione della task force ed eravamo in 4 donne e 13 colleghi uomini, e io peraltro ero delle 4 donne quella l'unica diciamo di competenze non hard, perché le 3 altre colleghe che c'erano economiste o statistiche, il che significò che un'operazione più o meno volontaria, diciamo corrispondente molto alla visione anche stereotipata dei generi che venne rapidamente fatta, fu quella di cercare di marginalizzare non tanto me come persona, che non aveva nessuna rilevanza, ma le questioni di cui io mi occupavo, perché si riteneva che queste fossero di importante contrasto alla rilevanza delle decisioni che dovevano essere prese e che erano decisioni di tipo economico. Quindi il leitmotiv che nelle situazioni pubbliche ho più volte riferito, che ha connotato molta della mia partecipazione, insistente partecipazione peraltro, visto che questo termine oggi ci è caro, partecipazione in quella situazione, è stato che mi veniva risposto: Elisabetta, va bene, ma dopo, dove nel concetto di dopo entravano tutte le persone, no? Tant'è che io sono stata messa in realtà, ho fatto di tutto per coordinare quel gruppo che si chiamava, come ho indicato qua e come poi è risultato nel report finale, individui, famiglie e società, o individui e famiglie in una società più equa ed inclusiva, perché ritenevo che ci dovesse essere assolutamente uno spazio nel quale si tenesse conto delle ricadute, delle scelte, delle decisioni che venivano prese sulle persone. Sintetizzo qua in questi 4
quadrati, poi dirò solo brevemente in maniera più analitica cosa abbiamo messo nelle azioni per la promozione della parità di genere, però che cosa sono riuscita insieme ai colleghi e alle colleghe, in particolare tra questi ricordo Linda Laura Sabbadini, che è attualmente la chair del Women Forum per il G20, che è a presidenza italiana, e poi Gian Piero Grifo, che è responsabile scientifico della consulta per le disabilità, e Fabrizio Starace, che è un collega psichiatra nonché responsabile di una ASL territoriale, un centro di igiene mentale territoriale. Che cosa siamo riusciti a mettere dentro quella dimensione? Ma guardate, niente di straordinario, cioè niente che fosse di nostra esplicita e creativa invenzione, ma la costruzione di un tessuto che potesse essere a protezione delle persone in situazione pandemica e post-pandemica. E non a caso i quattro blocchi di azioni, perché poi il lavoro che abbiamo fatto si è concretizzato con la pubblicazione il 9 giugno, oltre che di un report di ricerca, di 102 schede di azione, ognuna delle quali presentava la diagnosi di un problema, le modalità di intervento, il tipo di finanziamento richiesto e il tipo di soggetti che in questo dovevano essere coinvolti. Ecco, i quattro blocchi erano esattamente inerenti alla vita delle persone tutte, con un focus specifico sul il lavoro di faticosa conciliazione e la condizione di svantaggio nella quale le donne italiane si trovano, perché il miglioramento dell'insieme di questi elementi potesse portare ad una sistematica situazione di risposta all'emergenza, ma di contemporanea promozione del benessere per l'intero contesto sociale. Infatti, il primo blocco di elementi riguardava gli strumenti per potenziare il cosiddetto welfare territoriale ed inclusivo, cioè il welfare di prossimità, e quindi tutto ciò che ci è mancato, non solo come sanità molto prossima in questa esperienza di emergenza e di post-emergenza o di perdurante emergenza, ma anche tutto ciò che ci manca nella vita quotidiana, laddove il ciclo di vita ha tutta una serie di fasi del tutto preventivabili e rispetto alle quali mettere a disposizione risorse che fungano da prevenzione e non solamente da intervento in risposta alle situazioni acute sarebbe un modo per garantire appunto una buona qualità della vita a tutti e a tutte. In questo caso anche specificando che in particolare per quelle situazioni relazionali e familiari nelle quali ci sono persone fragili o rese vulnerabili è molto importante lavorare su un welfare di nuovo che sia inclusivo, territoriale, di prossimità e che permetta ad esempio la personalizzazione degli interventi e la loro domiciliazione, e quindi invece, come dire, uscendo da questa logica per cui le persone nel momento della fragilità temporanea o cronica vengono spostate dalla loro situazione di residenza per andare in altri contesti, azioni sulle quali adesso entro meglio, complessive per la promozione della parità di genere e iniziative per la promozione di risorse e opportunità per bambini, ragazzi e giovani, no? Perché, come dire, se bisognava ragionare di risposta resiliente, come ancora tutto questo è aperto nella stesura del recovery plan, assolutamente ancora in fiori, allora una risposta resiliente non poteva che essere una risposta contemporaneamente attenta al presente e aperta al futuro, e quindi iniziative, diciamo, a contrasto della povertà educativa, della promozione del coinvolgimento del terzo settore, piuttosto anche che del servizio civile, e laboratori di progettualità sul futuro per quanto riguardava appunto la possibilità delle persone giovani di sviluppare un immaginario che includesse traiettorie di vita. Vado rapidamente, scusatemi perché queste erano nascoste, a che cosa effettivamente abbiamo messo come azioni specifiche dentro la sezione di questo gruppo di lavoro del piano complessivo che si è occupata di promuovere la parità di genere? Beh, abbiamo messo la costruzione di un piano nazionale per il contrasto agli stereotipi di genere, che preveda degli interventi di tipo educativo dalle fasi primarie della socializzazione, in particolare su due livelli, che sono l'educazione finanziaria sia per i bambini che per le bambine a partire dalla scuola dell'infanzia, ovviamente ogni volta in maniera, diciamo, adeguata al contesto e all'età, quindi allo stadio evolutivo dei bambini e delle bambine, e l'educazione alla cura, sempre anche questa sia per i bambini che per le bambine, nell'idea appunto che un'educazione alla cura significhi in primo luogo cura di sé, cura delle persone, cura delle cose, e quindi anche ad esempio capacità
capacità di cura dell'ambiente. In qualche modo abbiamo, con questo piano nazionale, proposta di piano nazionale di contrasto agli stereotipi di genere, siamo andati a sostenere una posizione nella quale ciò che si fa è una promozione dell'autonomia di entrambi i generi, in grado poi di favorire la costruzione di relazioni di tipo paritarie. Un'attenzione poi al sostegno allo sviluppo dell'occupazione femminile con, da una parte, sistemi, abbiamo detto, ma li riprendiamo dopo, di condivisione dei carichi di cura. Un piano straordinario per l'occupazione femminile che tenga conto di quelli che sono attualmente i carichi di cura delle donne, ma anche e soprattutto che tenga conto di quali sono i contesti nei quali le donne sono attualmente formate, e che poi avesse dentro delle azioni che riguardassero l'empowerment. L'empowerment, secondo me, su due livelli importanti da ricordare. Uno è quello, potremmo sintetizzare, che aiuti le donne a raggiungere i posti di potere. L'abbiamo visto anche nel vostro bilancio di genere, credo si riprenderà dopo quali sono, no? La progressiva riduzione della presenza femminile in quelli che sono i ruoli di vertice, ma anche che contemporaneamente nella definizione originaria dell'empowerment si desse anche potere ai luoghi delle donne, no? E che quindi si sviluppassero delle modalità di partecipazione al contesto pubblico e alle organizzazioni che avessero a che fare con delle modalità quali ad esempio l'associazionismo, le reti, l'autoimprenditorialità. Un elemento molto importante che speriamo assolutamente riesca ad entrare poi in maniera definitiva nel recovery plan è la valutazione preventiva dell'impatto di genere. Che cosa vuol dire? Vuol dire, e questo anche secondo me in un contesto come quello universitario può essere fatto molto bene, chiedersi preventivamente, quando si prende una decisione, si fa un bando, si fa una scelta e comunque si, come dire, condividono delle prospettive per quanto riguarda mutamenti futuri, chiedersi preventivamente quale tipo di impatto questa scelta avrà sul femminile e sul maschile. Faccio un esempio molto semplice su questo, ed è il fatto che nel recovery plan moltissime risorse verranno messe su indicazione dell'Europa stessa per la cosiddetta digitalizzazione e la transizione ecologica o l'economia green. Tutto questo avrà delle ricadute molto importanti anche in termini di occupazione, però se noi guardiamo qual è l'attuale distribuzione delle competenze tra uomini e donne rispetto ai settori, scopriamo che questo grande impatto che la transizione ecologica e la digitalizzazione avranno anche sulla possibilità di ulteriore sviluppo di posti di lavoro sarà molto sbilanciata a favore del genere maschile, perché sono gli uomini ad essere maggiormente presenti in tutta una serie di settori. Ora, siccome il recovery plan è qualcosa che va non solo consegnato ma realizzato anche nei prossimi 4 anni, non possiamo aspettare che un numero congruente di giovani donne sviluppi competenze STEM. Dobbiamo in realtà immaginarci, attraverso una valutazione preventiva di impatto di genere, quali operazioni straordinarie per l'occupazione femminile, a partire da quelle che sono le competenze femminili presenti, femminili intese come competenze nelle quali le donne sono attualmente distribuite e che peraltro hanno dimostrato di essere assolutamente necessarie. Ad esempio, noi abbiamo nell'ambito sanitario moltissime donne preparate ai vari livelli di contributo che nel contesto sanitario si possono dare, e un numero complessivo di occupati e di occupate molto inferiore a quello che sarebbe necessario, come la pandemia peraltro ci ha mostrato in maniera importante. Vado a vedere con voi questa ultima slide e poi faccio una breve riflessione conclusiva, così lascio poi il tempo per la presentazione del bilancio e del confronto. Due diverse misure che abbiamo messo molto importanti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e il sostegno alla genitorialità, visto che questo sembra essere l'elemento, la genitorialità e la cura sembrano essere l'elemento che continua a essere più impattante, ma non è ovviamente l'unico elemento che ha a che fare con l'appartenere al genere femminile. Comunque, un piano straordinario, che speriamo anche questo entri effettivamente nel recovery plan, per quanto riguarda l'istituzione di un numero adeguato e congruamente distribuito sul territorio nazionale di asili nido. Sapete che attualmente l'Italia, sommando nidi pubblici e privati, non raggiunge il 23% dei posti disponibili sui 100 nati, e si chiede che si arrivi almeno al 60% e che questo 60% sia distribuito complessivamente in maniera adeguata ed equilibrata sul territorio nazionale, cosa che non è assolutamente. Poi delle misure di vario tipo, di cosiddetto work-life balance, che non riguardano solamente ovviamente il tema della
la condivisione della genitorialità, ma che siano situazioni e strutture di sostegno che aiutino le persone a ragionare sulla propria progettualità di vita e sulla propria esperienza attuale, aiutandole a mettere insieme, per così dire, i pezzi di questa esperienza complessiva e non lasciando che tutto questo sia solamente ogni volta un'esperienza ripetuta nelle vite individuali. Ed è infine cosa che si tiene molto, per così dire, con il Piano Nazionale per il contrasto agli stereotipi di genere, degli interventi per le donne vittime di violenza, in primis qualificate con l'assegnazione del cosiddetto contributo o reddito di libertà che favorisca l'uscita dai percorsi di violenza, per permettere a donne che hanno attraversato questo tipo di situazione molto disfunzionale di poter ritrovare una posizione di sé nel mondo che parta dalla valorizzazione delle proprie competenze, attraverso quindi, per un verso, il potenziamento prima dei centri antiviolenza e successivamente con la possibilità di avere un reddito che permetta di prendere una casa, sostenere i propri figli e intraprendere eventualmente un nuovo percorso professionale con i tempi che questo richiederà. Faccio un ultimo passaggio, che è quello che mi porta alla conclusione. Fin dall'inizio ho parlato in questa situazione di un contesto nel quale, per così dire, la pandemia ha reso visibili storiche, tragiche disuguaglianze. Il confronto dei dati ISTAT che abbiamo fatto nell'ultimo decennio, non ha fatto nient'altro che riconfermarcelo. Peraltro è appena uscito anche il report, quello relativo al Gender Equality Index, che fa vedere che l'Italia è migliorata di un pezzettino talmente piccolo che ci vogliono altri 60 anni per raggiungere un minimo di posizione, diciamo, paritaria ed equilibrata tra i generi. Ma visto che qui oggi stiamo ragionando insieme in un contesto accademico, sono andata a guardarmi che cosa esistesse in giro, in particolare su eventuali misurazioni di quanto il Covid avesse poi avuto un impatto diverso in base al genere anche sulla cosiddetta produzione scientifica. E vi ho elencato qua i lavori che sono già usciti e che sono stati pubblicati e che secondo me in maniera interessante si sono interrogati da parte delle colleghe e dei colleghi accademici sull'effetto appunto della pandemia rispetto alla produttività accademica, perché peraltro non solo sulla produttività accademica, ma ricerche che ad esempio sono state condotte nei contesti come quello di Women in Technologies, quindi in contesti nei quali la dimensione della produttività è misurata non solo attraverso le pubblicazioni, ma ad esempio attraverso anche procedure che misurano gli avanzamenti di carriera anche dentro tempi semplici, e comunque sia qui, adesso vi faccio vedere, sia comunque in settori, diciamo, di tipo più applicativo, quello che è venuto fuori come trend generale è che la pandemia e il lockdown hanno particolarmente messo gli uomini nella condizione di essere più riposati e più produttivi, in media statistica ovviamente, perché ad esempio si sono ridotti moltissimo sia le situazioni di riunione, di interazione, di partecipazione, sia i viaggi e gli spostamenti, e le donne nella condizione di essere molto stanche e molto meno produttive, e in particolare ci segnalano Women in Technologies anche di aver perso occasioni di carriera, nel senso che il loro stare a casa e dover fare più che lo smart working, l'homeschooling oppure tutta una serie di altre dimensioni che si sono sommate alla loro necessità di essere comunque efficienti e produttive, hanno avuto degli effetti molto disfunzionali che sono sintetizzati da qui, lo vedete, ci si interroga già a partire da aprile, no? Sul fatto se il maternal wall potesse avere dei cosiddetti impatti, quindi diciamo i carichi di cura, impatti sulla produttività accademica, rilevazioni successive che mostrano come le donne stiano pubblicando meno degli uomini, come questi impatti in particolare sulla carriera delle giovani, un articolo proprio di maggio scorso intitolato proprio il declino, no, della produzione delle donne in ambito di ricerca durante il coronavirus, e questo articolo che tra l'altro mi sembra di ricordare che siano delle astronome queste colleghe, le quali dicono gli effetti proprio del Covid-19 e del lockdown sulla iniquità, ineguaglianza, disuguaglianza, scusatemi, di genere, quantificati in particolare in un calo di pubblicazioni che praticamente sposta le donne nell'essere
meno produttive del 6% e gli uomini all'estero invece più efficacemente produttivi. Per questo mi fermerei qui e lascerei, diciamo, questo sfondo di scenario per la presentazione del vostro bilancio di genere. Grazie. Grazie mille Elisabetta, molto interessante. E, niente, io adesso presenterò le risultanze principali del nostro bilancio di genere e poi spero che ci sia tempo per fare un pochino di discussione. Va bene, allora avete a disposizione chi è presente una sintesi stampata del bilancio, la copia, la stesura definitiva verrà distribuita nel giro di un paio di settimane, mi auguro, e qui vi racconto quali sono le risultanze principali, le cose che più ci hanno colpito. Questa iniziale slide per dire qualche cosa sul metodo, cioè noi abbiamo seguito, come ho già detto, le linee guida, però ampliando l'indagine con con serie storica a 3 anni su quasi ogni indicatore e seguendo approfondimenti specifici anche suggeriti dal pre-assessment che abbiamo fatto nell'ambito del progetto Caliper. Dopodiché abbiamo fatto confronti su alcuni indicatori sia col campione nazionale che con il benchmark. Il benchmark è un gruppo di università, di 5-6 università ritenute omogenee per alcune caratteristiche ogni Salento, che viene usato anche per il piano strategico e per tutte le varie analisi di performance dell'università. Non è stato facilissimo avere i dati a ASN, ha richiesto mesi e la comparazione fra atenei non è semplice su molti indicatori e le diverse fonti dei dati richiedono, spesso non hanno omogeneità, quindi ci sono per poche unità, ma per esempio i dati USTAT della statistica universitaria e il conto annuale a volte danno differenza di qualche unità. Quindi mostriamo alcuni degli indicatori più significativi, vedrete le mie slide sono molto semplici perché sono grafici, però a me questi grafici e questi dati servono a raccontare delle storie. Le sfumature blu sono sempre gli uomini e quelle arancio le donne. E la prima storia che raccontiamo è quella che riguarda la componente studentesca del nostro Ateneo, che è composta, come vedete, da questa serie storica, da quasi il doppio di studentesse, il 62% di studentesse. Sono un pochino aumentati percentualmente gli studenti perché gli ultimi corsi di studio attivati hanno un'attrattività maggiore per studenti. Comunque abbiamo moltissime ragazze fra le nostre studentesse, quasi tutta la popolazione studentessa, parliamo del 98% circa, viene dalla regione, quindi non abbiamo quasi studenti fuori regione. Abbiamo approfondito il contesto dal quale provengono i nostri studenti e le nostre studentesse e abbiamo visto che una grande maggioranza dichiara ISEE, quindi dichiara redditi che sono sotto la soglia richiesta per la piena tassazione. Come vedete, più del 55% di studenti ha un ISEE sotto i 20.000, che per esempio vuol dire che quest'anno garantisce la totale assenza di tassazione, o comunque l'anno scorso la riduceva di moltissimo. Tutti gli altri si posizionano sotto i 30.000, pochissimi sopra. Com'è in più, cosa abbiamo chiesto anche ad Alma Laurea, cosa ci dice? Ci dice che almeno il 77% degli studenti maschi e l'84% delle femmine non ha genitori laureati. E una grossa percentuale ha proprio genitori senza titolo di studio, quindi gran parte dei nostri studenti saranno i primi laureati della loro famiglia. E questo è un dato molto importante, perché è un dato che ancora una volta conferma la cruciale importanza di questo Ateneo
come ascensore sociale per il territorio salentino, perché tutti questi dati incrociati ci dicono che probabilmente senza l'Università del Salento molte ragazze non potrebbero essere messe nelle condizioni di studiare, di fare studi universitari, di prendere una laurea. Vero adesso come era vero anni fa. Quindi questo è il primo indicatore importante in questa storia, secondo me, da tenere presente. E dopodiché, come si comportano i nostri iscritti, i nostri studenti? Beh, la performance delle studentesse in termini di voto, di laurea e in termini di tempi è nettamente migliore di quelli degli studenti. Quindi, come vedete, si posizionano nettamente sopra i loro compagni maschi nelle fasce alte di voto di laurea, quindi per esempio dal 106 al 110 e per la lode, come vedete da questo grafico. Il voto di laurea non dice molto. Scusa? Non lo so se lo schermo è condiviso, penso di sì. Sì, noi vediamo. È condiviso? Perfetto, benissimo. La. Questo, al di là del voto di laurea, che appunto non è un dato molto robusto, però un dato piuttosto robusto sono i tempi in termini di laurea. Quindi, come vediamo da quest'altro grafico, la maggior parte delle ragazze sono in corso. Quindi c'è un 56%, 59%, 62% contro un 40% di ragazzi nelle triennali in corso. Quindi le studentesse hanno voti migliori e si laureano prima. Dato confermato da questa slide subito dopo, che ci dice che la percentuale di abbandono degli studi è molto inferiore da parte delle studentesse. Un 25% per esempio per la triennale contro 35% per i ragazzi. E infine, questo io lo trovo un dato di performance, la mobilità internazionale. Qui ci sono le percentuali di studenti e studentesse nei programmi di studio internazionali, queste sono in uscita, quindi i nostri studenti, e quello che vediamo qui è che praticamente le percentuali di mobilità rispecchiano le percentuali di composizione della popolazione studentesca, ma sono addirittura migliori per quanto riguardano le ragazze, quindi più ragazze ne usufruiscono. A margine, commento che siamo anche attrattivi a quanto pare in entrata, come vedete da queste prime tre righe, però diciamo una popolazione che ha comunque un'origine locale, non vengono da altre regioni, messa nelle condizioni di potersi muovere, di poter viaggiare anche internazionalmente all'interno di progetti universitari, lo fa con, evidentemente, con molta partecipazione. Quali sono le scelte di studio di tutti questi studenti? Le scelte di studio rispecchiano quasi universalmente la composizione generale, quindi un 61% di ragazze rispetto ai maschi, e l'andamento nazionale, quindi tutto questo comporta che abbiamo un grande numero di corsi segregati, un Salento segregati vuol dire che un genere è rappresentato per più del 60%. E abbiamo corsi segregati dove ci aspettiamo che lo siano, quindi beni culturali segregato dal punto di vista femminile, 60% per le donne, per esempio, studi umanistici, 73% femminile, storia, società e studi dell'uomo, con questo nome un po' così, 82%. ci penseremo, 82%. Gli unici corsi segregati, non è bello avere corsi segregati, è bello vedere varietà, dal punto di vista maschile sono i corsi di ingegneria, che vedono un 76% di ragazzi, e ripeto, questo è un andamento nazionale. Quello che è interessante per noi, e ce ne siamo accorti con l'assessment di Caliper, è che siamo in controtendenza per quanto riguarda le STEM, quindi se noi andiamo a guardare il dato nazionale degli studenti e delle studentesse che fanno discipline scientifiche in Italia,
Secondo Alma Laurea, queste sono le composizioni, quindi in triennale abbiamo il 64% di maschi e in magistrale il 57%. A Unisalento si rovescia il dato. Quindi a Unisalento in triennale, nelle discipline scientifiche non ingegneria, abbiamo il 27% di maschi contro un 71%, vabbè qui c'è una roba che non torna, e un 71% di donne, qui c'è un errore chiaramente. E per la magistrale un 31% di maschi contro un 69% di donne. Ed è molto interessante questo dato, molto interessante, perché dimostra una scelta specifica di questa popolazione studentessa non abbiente, che vuole studiare, che si orienta verso discipline scientifiche. È una fotografia, perché non lo sappiamo, forse perché c'è questa convinzione in parte provata che questo tipo di percorso favorisca una maggiore robustezza lavorativa e quindi si preferisca investire da parte delle famiglie in questo senso. Comunque, una delle cose interessanti di questo bilancio è proprio tutti gli interrogativi, tutte le ramificazioni che propone. Questo è un dato molto interessante perché appunto è netta controtendenza nazionale. Bene, allora, questa bellissima storia fino ad ora di ottima performance delle studentesse viene purtroppo rovesciata quando gli studenti e le studentesse escono da qui e cominciano a lavorare. Perché? Che succede? Succede che a questo punto i grafici e i colori si invertono, quindi i tassi di occupazione, qui è solo per le magistrali, per il ciclo unico è simile, non abbiamo messo qua il dato di triennale perché è più fragile, di magistrali al primo anno e a 5 anni veramente si permuta, quindi gli occupati sono molti più fra i ragazzi che fra le ragazze, sia a un anno che a 5 anni dalla laurea. Tassi di occupazione comunque elevati, ovviamente rispetto ai non laureati. Dove si mollifica un po' il divario? Nelle discipline STEM, perché a un anno addirittura sono più le ragazze occupate e a 5 anni dalla laurea il divario si ammorbidisce molto rispetto a questo grafico qui. Quindi qui abbiamo 90% circa di uomini occupati contro il 71% e qui è un po' meglio, quindi il 92% ma contro il 79%. Bene, il dato ancora più critico, a mio parere, è quello del gap salariale. Quindi quello che vediamo in media per i laureati di magistrale è questo gap di almeno 300 euro mensile tra uomini e donne. È incredibile. Che è incredibile. Questi sono, ripeto, sempre dati al Malaurea. E anche qui siamo andati a vedere che succede nelle STEM. Nelle STEM la cosa si... il delta si annulla quasi, perché qui stiamo parlando a un anno di un delta inesistente, di un gap inesistente, e qui stiamo parlando di meno di 50 euro. Allora, i fattori, qui stiamo parlando di tantissimi fattori che sono legati al mercato del lavoro, che sono legati alla localizzazione, questo è uno studio in più che abbiamo fatto, dove sono localizzati i nostri laureati lavorativamente. Quasi tutti al sud, qui è a 3 anni e a 1 anno, come vedete sono quasi tutti localizzati al sud, sia gli uomini che le donne, un pochino più di uomini vanno a nord. Questa è una delle spiegazioni anche della differenza salariale media, perché ovviamente ci sono salari diversi fra le varie regioni. E anche qui vediamo un dato diverso per le STEM, per cui contro un 20% grosso modo, diciamo, di uomini che vanno al nord in generale, c'è almeno un 47% di persone, di uomini laureati nelle STEM che vanno al nord. Stessa cosa anche per le donne, qui è ancora più netto il divario. Quindi c'è proprio, andando a guardare nei dettagli, noi ci siamo limitati a blocchi, quindi tutto e le STEM, ma andando a guardare nei dettagli poi si scopre un mondo molto variegato per quello che riguarda le carriere dei nostri studenti. Vado avanti sulla parte dei dottorati e scuola di specializzazione perché il tempo non è moltissimo e non ci sono dati cruciali su questo, ma riassumo un attimo i punti principali di questa storia, che è anche la più dinamica nelle tre sezioni che racconterò. E cioè, una cosa fondamentale è che la lettura incrociata di tutti questi dati sottolinea il ruolo fondamentale che ha Unisalento sul territorio, in termini di crescita culturale e di crescita sociale, perché continua a mantenere un ruolo di ascensore sociale fondamentale soprattutto per le fasce meno abbienti.
Quindi i nostri laureati sono quasi sempre i primi a conseguire il titolo e questo offre loro possibilità lavorative molto migliori che del non essere laureati, ovviamente nettamente migliori. C'è un fatto che, per esempio, qualcosa come punti organico e finanziamenti sono legati alla contribuzione studentesca e quindi su questo però noi siamo penalizzati, quindi facciamo da ascensore, ma da ascensore a poco prezzo in qualche modo. E questa cosa adesso non lo so quanto si riesce a far a valorizzare, ma è fondamentale. Valorizzare in termini ministeriali, voglio dire, perché noi non abbiamo una particolare contribuzione studentesca visto il reddito medio, ma comunque svolgiamo questo ruolo che è ancora fondamentale nel ventunesimo secolo di ascensore fondamentale per il territorio. E l'altra cosa cruciale e drammatica sono le evidenti disparità di genere che invertono la performance, quelle rilevate nella performance studentesca, disparità che sono un pochino attenuate nelle STEM. Quindi questo, i due punti chiave, a mio parere, di quello che ci racconta la storia per quanto riguarda gli studenti. E adesso passo alla parte di personale docente e ricercatore, dove vediamo circa un 41% di donne, contando anche gli assegnisti. La presenza femminile cambia al crescere della carriera e cambia anche molto a secondo dei settori disciplinari. Questa è la serie storica delle percentuali di donne. Le percentuali non dicono moltissimo, dice molto di più il dato puro, perché e purtroppo, viste le condizioni normative, visti i finanziamenti, visto tutto, negli ultimi anni gran parte della dinamica è data sì da qualche passaggio di carriera, sì da qualche assunzione come ricercatore a tempo determinato, eccetera, ma moltissimo purtroppo dei pensionamenti. Quindi molto spesso questi incrementi percentuali non corrispondono a un vero una vera immissione, un vero incremento di donne, per esempio, come in prima fascia. Le donne in prima fascia nel 2019 erano circa il 20% unisalente. Questo è un grafico classico presentato forse per le prime volte dagli She Figures europei della forbice nelle carriere. E anche questo è molto significativo. La linea continua è l'ultimo anno, il 2019, perché come vedete a livello di personale docente complessivo nella nostra università le fasce alte rimangono praticamente invariate. L'incrocio può avvenire qua, a livello di ricercatori a tempo indeterminato, un altro incrocio avviene un pochino prima. Qui vedete ci sono dati ballerini, qui ci sono più donne e meno uomini, ma qui stabilmente rimangono moltissimi uomini nelle fasce più alte della carriera, quindi seconda fascia e prima fascia, e molte meno donne in queste due fasce. Quindi un 80% di uomini contro un 20% di donne in prima fascia. Il resto un pochino balla. La situazione è accentuata e amplificata nelle STEM, perché nelle STEM il divario fra uomini e donne nelle fasce alte aumenta di moltissimo, quindi abbiamo 15% di donne in prima fascia contro il 20% del dato generale, e l'incrocio avviene addirittura molto prima, avviene prima. L'incrocio di stabilità in qualche modo avviene prima dei ricercatori a tempo indeterminato. Quindi qua è ancora più amplificato il divario di genere nelle STEM. E notate, contro, adesso non si può fare un discorso di continuità, ma notate che io ho detto il contrario per quanto riguarda gli studenti. Noi abbiamo molte studentesse nelle discipline scientifiche, in controtendenza al dato nazionale. Però ovviamente non c'è un discorso di continuità poi nella cosa. Qui c'è un indicatore interessante, che è l'indicatore del soffitto di cristallo, che misura la rappresentazione di donne tra i professori, quante sono le donne tra i professori ordinari. Quindi il dato è numero di donne sul numero di professori ordinari normalizzato sulla percentuale di donne nel personale docente. Abbiamo confrontato il nostro dato con quello del benchmark, queste università, cinque università che sono Bergamo, Ca' Foscari, Urbino, Napoli, Partenope e Calabria, col dato italiano, anche se quello meno significativo. Quando parlo di dato italiano abbiamo tolto le telematiche e le università private per questo tipo di confronti, e purtroppo quello che vediamo è che
l'indicatore di soffitto di cristallo della nostra università è il più alto in questo campione. Scusa? È numero di professoresse in prima fascia diviso numero totale di professori di prima fascia per percentuale delle donne su tutto il personale docente. Governance, questo è il dato 2019, che è meglio rispetto al dato 2018, per fortuna, anche perché abbiamo una prorettrice e adesso abbiamo una direttrice di scuola di dottorato. Rimane purtroppo ampiamente sottorappresentata la parte femminile dell'Ateneo, perché vediamo praticamente una maggioranza di uomini in quasi tutti gli organi, a parte il Comitato Unico di Garanzia e la consulta dei PTA, dove sono praticamente paritarie, la consulta del personale tecnico amministrativo. E queste invece, ve la lascio proprio solo come figura, non mi sogno di commentarla, questa è la distribuzione di uomini e donne nelle carriere scientifiche. Come si legge questa tabella? Si legge così. Le aree in sfumature di blu rappresentano una predominanza di uomini, quindi più è intensa la sfumatura, quindi il blu scuro vuol dire meno di una donna ogni 8 uomini, addirittura qui vedete degli zeri. Mentre le sfumature arancioni sono una predominanza di donne, quando abbiamo questo colore, questo dovrebbe essere un arancione scuro come un marron, abbiamo presenza esclusiva di donne in quell'area. Il bianco vuol dire che non c'è nessuno in questi incroci, in queste caselle. E cosa vediamo qui? Vediamo praticamente un oceano blu tra i professori di seconda fascia e quelli di prima fascia. E poi cominciamo a vedere invece una discreta rappresentanza di donne nelle fasce dei ricercatori, a tempo determinato e a tempo indeterminato, variegate un pochino per area. Quindi per esempio qui c'è una predominanza di donne nelle seconde fasce e qui stiamo parlando di scienze dell'antichità, queste sono aree CUN, non sono dipartimenti. Scienze dell'antichità, filologiche e storico-artistiche qua, per esempio. Ma altrimenti questa, secondo me, è proprio solo da guardare come fotografia, ci dice molto sulle distribuzioni, sulle scelte e su come le varie comunità favoriscano un genere rispetto all'altro. E poi un dato per il turnover, che purtroppo, viste le condizioni generali nazionali di finanziamento, eccetera, non è tale da poter permettere un riequilibrio, quantomeno in termini brevi. Noi abbiamo chiesto i dati della SN, abbiamo fatto questa scelta di rappresentarli globalmente dalla prima tornata, perché andare a vedere i numeri delle varie tornate poteva anche essere fuorviante, visto che alcune tornate sono state proprio di aggiustamento. E quello che osserviamo è che sia per la prima che per la seconda fascia c'è la metà di domande di donne rispetto a quelle degli uomini. Dopodiché, la percentuale di successo è comparabile o comunque cambia, tipo un 50% di uomini in prima fascia contro un 61% di donne, quindi non è quello. Il dato non bello è questo, quindi un 100 domande di donne, 104 contro 238 di uomini, che noi fotografiamo. Poi le argomentazioni e spiegazioni sono tante, c'è la solita argomentazione che le donne tendono a far domanda meno, tendono ad autocensurarsi di più, a dire no, non sono abbastanza brava per. Però c'è anche un fatto adesso molto studiato sul fatto che di fatto i requisiti, gli indicatori non siano neutri come genere. Quindi proprio non ci sono mediane, proprio non ci sono i requisiti, ma perché alcuni indicatori sono, non lo so, permanenza all'estero, didattica all'estero, altri indicatori sono appartenenza a editorial board. E come sappiamo, almeno per quanto riguarda le riviste scientifiche, soprattutto quelle top, non ci sono quasi donne negli editorial board. Quindi sono comunque indicatori che si confermano l'uno con l'altro, creando a volte disparità. Poi abbiamo la dinamica del reclutamento e delle progressioni di carriera, questo è il dato 2019 dove ci sono state progressioni, e ci sono state progressioni tra RD e PA e tra ricercatori a tempo indeterminato e PA sono praticamente paritarie, abbiamo 3 passaggi di ordinarie donne contro 5, ma i numeri sono molto piccoli, molto molto piccoli e non permettono di
di fatto di riequilibrare un divario. Finisco per quanto riguarda questa storia sui fondi di progetto. Quindi abbiamo fatto una rilevazione di come sono distribuiti i fondi su progetto tra PI, donne e uomini. Qui ho messo semplicemente la distribuzione degli importi, divisi per PRIN, Horizon e tutto il resto. E si vede una predominanza maschile, indubbiamente, e le cifre poi le ho messe nella slide dopo, ma non so se vogliamo entrarci. Però per un'analisi molto rudimentale, proprio fatta così, per avere un'indicazione, quello che è incoraggiante, la dinamica incoraggiante, è che sono aumentate moltissimo nell'ultimo triennio le PI donne, siamo passati dal 17 al 40, da 17 a 40. Ora, gli uomini sono diminuiti, le ragioni possono essere infinite, forse anche il fatto che avevano comunque un grosso progetto su cui basarsi, però questa dinamica in crescita è molto incoraggiante, quindi di conseguenza sono cresciuti, qui abbiamo gli importi in migliaia, questi qua, di conseguenza è cresciuto l'importo totale dei fondi coordinati da donne, e facendo un conto molto brutale, quindi un pro capite donne e uomini, è cresciuto anche questo, l'importo totale dei fondi a disposizione di una PI donna. Quindi c'è una dinamica molto incoraggiante da questo punto di vista. Non stiamo ancora parlando dei grandi numeri, perché 97 progetti non sono moltissimi, però un supporto in questa direzione sarebbe anche questo un segnale molto importante, un supporto alla progettazione e un supporto alla gestione di progetti, come stiamo vedendo anche con Caliper, per esempio. Quindi questa è la fotografia per quanto riguarda il personale docente, dove vedete un minimo di dinamica, dove purtroppo la dinamica quasi non c'è, è quello che già ci anticipava il direttore poco fa, quindi riguarda il personale tecnico amministrativo, dove vediamo una composizione praticamente paritaria tra uomini e donne, cambiata di poco nel corso del triennio, anche qua cambiata soprattutto per pensionamenti, e perché è molto variegata la composizione a secondo nell'ambito delle varie aree funzionali. Qui dentro ci sono anche i CEL, quindi collaboratori linguistici. Dov'è? Allora, qua sembra che ci sia un grande movimento, queste sono le composizioni percentuali, ma di fatto dal 2013 i numeri puri decrescono, quindi ci sono praticamente quasi solo pensionamenti. Qui c'è un confronto con il dato nazionale, io non amo moltissimo i confronti con i dati nazionali, comunque secondo me non sono particolarmente significativi, comunque diciamo in genere in Italia nell'amministrazione ci sono il 58% di donne contro circa il 50% di Unisalento, ma questo secondo me non è che sia un dato particolarmente significativo. Il dato significativo è il fatto che purtroppo da anni le progressioni verticali in Italia sono ferme, sono bloccate, quindi non si vede un vero cambiamento, una vera crescita, un vero aumento nel numero di promozioni. Quindi questa specie di aquilone ci dà la forbice nelle carriere del personale tecnico, non collaboratori linguistici, e anche qui, come vediamo, a parte questa cosa tra l'ultimo anno che vede un perfetto 50% nei dirigenti, però stiamo parlando di numeri molto piccoli, stiamo parlando di uno e di uno, infatti di due persone, mentre prima erano tre e uno. Poi vediamo qua il dato degli EP, che vede un 63% di donne contro un 37% di uomini, e prima incroci vari. Scusa? No, il blu sono gli uomini. Sì. Oddio, che ho detto? 63, sì. Ok. I numeri comunque li abbiamo dopo, se li volete vedere qua ci sono i numeri puri, per fasce. Quindi abbiamo negli EP, su un totale di 19, abbiamo 7 donne e 12 uomini nel 2019. Qui ho i numeri. Nella categoria D sono invertiti, sì, dopo. Sì, sono un po' più le donne nelle D.
Benissimo, e qui c'è un discorso sull'indennità che abbiamo fatto, che vedrete nella stesura definitiva, sulle indennità di posizione di risultato e sulle indennità di responsabilità, ma anche qui è degno di analisi, ma non mi fermerei qua, perché di fatto vedete questi delta che diventano dei più e dei meno a secondo degli uomini e delle donne, di un senso o dell'altro, però dipendono talmente da un complesso di indicatori tale che di fatto appunto è un dato molto ballerino, dipende veramente dall'anno, dipende dagli incarichi che hanno di anno in anno. Congedi, regime di impiego, ovviamente le donne chiedono, qui sono segnati anche i congedi per maternità, quindi chiedono molti più congedi di tipo parentale, e richiedono maggiormente il part-time almeno sotto il 50%, che come diceva il direttore prima indica che una delle aree di azioni sono misure più incisive per quanto riguardano le conciliazioni vita-lavoro. E quindi questo di fatto, questa è la figura, ma l'immagine, la fotografia, ma è veramente una fotografia, perché purtroppo questa è una cosa che da 3 anni è ferma così, da ben più di 3 anni poi immagino, non l'abbiamo fatta solo gli ultimi 3 anni. Quindi questa è velocissimamente stata l'analisi. Ora, come ho detto prima, questo è il primo passo. Poi, come ho detto il direttore, va esteso a un discorso più ampio. Le questioni di genere sono trasversali, l'approccio deve essere sistemico e culturale, non solo verso l'interno ma anche verso l'esterno, e l'idea è proprio quella di includere e valorizzare ogni componente della nostra università. Le azioni che abbiamo previsto nel piano del lavoro della delega vanno tutte in questo senso, sono tutte concepite in questo senso e abbiamo cominciato a metterle in campo da un anno ormai. E per quanto riguarda strettamente le criticità emerse da questo bilancio e quello che succede dopo, una prima proposta è per esempio la formazione di un tavolo tecnico per la scelta e la pianificazione di obiettivi e di azioni, che poi andrebbero condivisi con la governance, le parti interessate e così via. E concludo mettendo qualche suggerimento di proposta che poi inseriremo anche nel bilancio definitivo per rispondere direttamente ad alcune delle criticità che ho evidenziato. E la prima riguarda il divario nell'occupazione di laureati e laureate, che abbiamo visto contraddice poi la loro performance. Nessuna di queste azioni è facile, cioè sono processi anche questi, non sono ricette da eseguire immediatamente, però una prima è la pianificazione di azioni che abbiano un'attenzione specifica al genere all'interno dell'orientamento, anche in uscita, che possono essere appunto in entrata e in uscita, e poi possono essere anche azioni di mentoring, un job placing mirato, per esempio, ripeto, non sono azioni facili, richiedono risorse, richiedono personale. Poi, come abbiamo visto, le cose vanno meglio per le STEM. La risposta qual è? STEM per tutti? STEM per tutte? No, è superficiale ovviamente come risposta. Cioè non possiamo, sarebbe anche brutto un mondo in cui nessuno studia più filosofia, a mio modo di vedere, non lo so. Però quello che secondo me va fatto è estrarre quelle competenze che sono implicite nei corsi scientifici e che poi rendono piuttosto robusto invece dal punto di vista lavorativo un laureato o una laureata in disciplina scientifica, che sono sicuramente competenze logiche e matematiche di base, ma anche tutte quelle che contribuiscono a ridurre un digital gap, un divario digitale. Tutte quelle competenze che contribuiscono a risolvere problemi, ad adattarsi a condizioni che cambiano un po', a cambiare settore, a non rimanere, a imparare cose molto velocemente. Quindi questa secondo me è la sfida. Cioè riusciamo a proporre una cosa così? Perché questa è la forza, non è l'aver studiato ingegneria gestionale che ti dà forza, è proprio tutto quello che ti viene, o matematica strettamente, è proprio tutte queste competenze che ti arrivano implicitamente nei corsi scientifici che molto spesso non sono offerti in altri tipi di corsi di studio. E dopodiché un'azione verso l'esterno, a mio parere, è questa, e anche questa non è facile, ma noi facciamo formazione per le agenzie regionali per il lavoro. Adesso proprio è in atto uno di questi progetti. E io l'ho guardato perché ho chiesto di entrarci almeno in questo progetto di formazione, non c'è nulla che riguardi esplicitamente il genere. E invece questo è fondamentale, cioè fare un'esplicita formazione. Scusami?
È peggio? È ancora peggio. Non lo è, infatti. Invece questo, invece questo noi lo possiamo fare, perché col tempo, ma questo lo possiamo fare perché facciamo formazione alle agenzie regionali per il lavoro. Per quanto riguarda invece il riequilibrio delle carriere, sto parlando soprattutto di docenti, ma la cosa riguarda anche in parte le carriere dei PTA. Allora, una prima cosa intanto è riequilibrare la presenza di genere nella governance, e questo è relativamente facile, perché si possono studiare meccanismi di voto, si può studiare qualche genere di meccanismo per riequilibrare la governance. La seconda azione, secondo me molto importante, non strettamente di genere, ma che ha le sue ricadute, è supporto vero alla progettazione e alla gestione di fondi di progetto. E poi c'è la razionalizzazione delle modalità di supporto alla conciliazione vita-lavoro, che rispondono alle esigenze del personale. Si può fare un'indagine dei bisogni, pensare a come pianificare l'erogazione del bonus nei tempi giusti, perché le persone effettivamente lo usano. Ha senso o non ha senso pensare di riaprire l'asilo che abbiamo ad Ecotecne e così via, ma anche il CUG già in questo senso si sta muovendo, vista la crescita media dell'età del nostro personale, anche pensare a un supporto all'assistenza dei genitori anziani, quindi non solo supporto alla genitorialità. Poi, verso l'esterno, moltissimo dipende dalla normativa nazionale, come ormai riconosciuto anche dai documenti del CUN, del Ministero e della CRUI, che dichiarano la necessità di riequilibrare le carriere. Ora, gli studi sull'effettiva neutralità degli indicatori e requisiti per le abilitazioni ci sono, e sono anche abbastanza impressionanti, cioè di quanto sia più predittivo il genere per un'abilitazione, di quanto lo possa essere un H-index o un numero di pubblicazioni. Però qui occorre suscitare un dibattito e partecipare al dibattito nazionale, ai tavoli col Ministero, con l'ANVUR, eccetera. Lo stiamo facendo in piccolissimo, io partecipo a uno dei tavoli della Conferenza Nazionale di Parità, che ha previsto delle revisioni di indicatori all'ANVUR e al MIUR, però va fatto in modo più incisivo e va fatto in modo più esteso e più intensivo. E infine, una cosa che trovo molto interessante e che ha provato già da un 7-8 anni Trento, è lo studio e l'implementazione di modalità che favoriscono il genere meno rappresentato nelle assunzioni e nelle promozioni. Trento nel 2014, il Senato accademico, ha proprio scritto esplicitamente che nelle procedure di assunzione di promozione del personale docente, ricercatore, non mi pare che riguardasse il PTA, ma devo rivedere la delibera, deve essere tenuto in conto qual è il genere meno rappresentato in quel tipo di posizione. Questo è servito, ho parlato con le persone incaricate di questo a Trento, è servito a favorire, a riequilibrare un pochino la situazione, non hanno avuto nessun ricorso, quindi è comunque un modello pilota molto interessante da considerare. E qui mi fermo. Basta. Prego. Se c'è qualche domanda. No, ci vorrebbe un applauso più che altro, ma... Perfetto. Bene. Toglierei la condivisione per avere la possibilità di vedere tutte le altre persone e farci vedere la condivisione della... Devono farlo loro. Sì. Ma se... Grazie. Sì, ecco, io vorrei chiedere ad Anna anche di dire la novità, no, riguardo ai progetti europei. Sì. Dillo tu, perché secondo me è importante, anche completa il quadro. Sì. Notizia di pochi giorni fa, era stata annunciata già l'anno scorso, però la Comunità Europea ha stabilito che per accedere a fondi europei da ora in poi l'università deve dimostrare di avere un GEP, quindi un Gender Equality Plan, che è quello che dobbiamo fare all'interno di Caliper. Quindi questo sarà il requisito necessario per accedere ai fondi della progettazione europea. E ovviamente è un passo molto importante, è un passo di sostanza o un passo di formale, vediamo come verrà effettivamente declinato, ovviamente, però è un segnale molto importante.
Sì, io credo che non debba aggiungere null'altro. Io l'altro giorno stavo riflettendo su una questione che peraltro sembra incredibilmente non essere confermata da questi dati, cioè che purtroppo le differenze di genere tendono a manifestarsi molto presto nella vita e a produrre effetti pervasivi e distorsivi. Io quando faccio i miei interventi di orientamento nelle scuole tengo sempre a dire che ognuno deve seguire le proprie inclinazioni, la propria vocazione, e deve prescindere dalle valutazioni che riceve da altri e dalle indicazioni che riceve da altri. E il fatto che noi in questa università abbiamo un'incidenza molto elevata in alcuni percorsi che sono tipicamente di interesse maschile, attenzione, invece il fatto che noi da noi c'è un fenomeno diverso è un fenomeno molto positivo, perché vuol dire che queste scelte sono sufficientemente libere, e questa è una cosa positiva. Dobbiamo lavorare affinché questo sia sempre vero, perché secondo me anche il caso di ingegneria lo dimostra, invece lì abbiamo una, diciamo, preferenza, una prevalenza degli uomini, dei maschi. È chiaro, questa è una cosa che ci fa riflettere, dobbiamo lavorare molto su questo aspetto. Io penso che è un nostro dovere, cioè lavorare al nostro interno, ma lavorare anche assieme alle scuole, perché è lì che purtroppo nascono i pregiudizi e vengono alimentati, fino all'assurdo di far credere a una persona che non può fare determinati percorsi perché quei percorsi non sono adatti a un certo genere. Ecco, questo, secondo me questa è la cosa su cui lavorare. E al nostro interno il mio impegno, ecco, io ne ho parlato molto con Nana, quali soluzioni possiamo individuare. Io penso in realtà che la prima cosa che possiamo fare è introdurre proprio una cultura diversa nella nostra università, nel nostro territorio. Cioè il problema non è tanto, non sono le soluzioni normative che risolvono, è un fatto comportamentale. Quando io ho voluto fortemente una proiettrice delle donne, perché io ero, lo devo dire, molto imbarazzato da questa cosa, cioè io ero imbarazzato dal fatto che fosse ancora un uomo, anzi quattro uomini a candidarsi al rettorato. Io, se volete, insomma, nei prossimi anni lavorerò anche perché questa cosa venga meno, cioè che io l'intelligenza femminile è assolutamente complementare a quella maschile, sono due intelligenze diverse, assolutamente secondo me diverse. La mia esperienza mi insegna che no, ma adesso ti spiego in che termini, Gianna, no, nel senso che non è che sono diverse come qualità, come sentiva, cioè che in un ateneo la possibilità di lavorare insieme, no? E questo, cioè, perdonami, è proprio questo l'obiettivo, cioè l'idea è che non si possa prescindere l'uno dall'altro, perché la complementarità, io lo vedo con la proiettrice, c'è un rapporto di complicità, nel senso che io ho bisogno di una sensibilità diversa dalla mia, ho bisogno di una persona che abbia una professionalità diversa, è vero, ma anche una sensibilità diversa. E viva Dio, questo è un elemento importantissimo. Allora, nei gruppi di ricerca un equilibrio è fondamentale. Allora, dici, non c'è una differenza di intelligenza, certo non c'è una differenza, ma c'è una, voglio dire, una sensibilità diversa, punto di vista, ed è una cosa importantissima, questa diversità è fondamentale. Ecco perché dico, nei gruppi di ricerca questo elemento è ancora più importante. E d'altra parte noi come gruppo di delegati, devo dire che questa cosa si evidenzia benissimo. Cioè, su tutte le strategie che abbiamo, e che sono sempre state strategie concertate, ci sono sempre posizioni diverse, e questa ricchezza è una ricchezza di cui non ci possiamo privare. Il fatto di vedere che nella prima fascia la percentuale degli ordinari, per quanto riguarda le donne, è soltanto del 20%, ti fa capire che c'è qualcosa che non quadra, perché è tutta una ricchezza che non viene espressa, è su questo piano che bisogna lavorare. Io mi rendo conto che questo è quello che dobbiamo fare. Se Anna me lo consente, la difficoltà molto spesso è individuare gli strumenti, bisogna essere sinceri, perché non credo che gli strumenti normativi possano in qualche modo di regolamentazione possano valere. Quello che vale sicuramente invece è proprio far prevalere una cultura diversa nel nostro ateneo, nel nostro territorio. Io mi auguro che insieme ad Anna, insieme a tutto il gruppo, insieme a CUG, io credo che potremo lavorare a trovare delle soluzioni, talvolta anche innovative. Cioè, quello che dobbiamo fare, invece, noi abbiamo utilizzato un sistema, l'avete apprezzato, nella strategia di Ateneo come nel bilancio di genere, e cioè l'analisi di benchmarking. Vediamo cosa fanno gli Atenei
che hanno più o meno caratteristiche come le nostre, soprattutto quelli che sono anche, hanno indicatori di performance migliori delle nostre. Però questa è una strategia di carattere al massimo emulativo, cioè noi possiamo guardare quello che fanno e imitarli. Oggi, se vogliamo ridurre quel gap, dobbiamo avere qualcosa di molto più innovativo, cioè dobbiamo essere in grado di avere idee che ci consentano di superare rapidamente quel gap. E la strategia di tipo emulativo quasi mai consente, perché c'è sempre un gap che fra l'altro cresce, anche per il problema del, diciamo, dello scarso differenziale di finanziamento. Oggi discutevamo con gli studenti di questo, tra gli atenei, alcuni atenei, io non voglio dire del mezzogiorno, non voglio caratterizzare in termini geografici, comunque il problema è che noi in questo momento nel paese questo gap sta crescendo ed è un gap finanziario, per cui se noi avessimo più risorse anche per il reclutamento potremmo essere in grado di impostare una strategia del genere. Quanto più queste risorse per le progressioni e per il reclutamento sono limitate, tanto più è difficile colmare quel gap, perché l'ha detto prima abilmente, poi veramente mi fermo, Anna ha detto, insomma, se il gap si è ridotto in alcuni casi è soltanto se quel differenziale si è ridotto e solo per i pensionamenti. Il che è folle, perché non siamo in grado di incidere, no? Perché non abbiamo fatto un vero e proprio reclutamento in questi anni, diciamolo. E questo ci ha penalizzato. Ecco perché dobbiamo immaginare idee innovative. Io mi auguro che questa cosa parta, vedi, anche nei dottorati. Nel dottorato mi sembra di leggere che abbiamo risultati migliori come parità di genere. Il discorso del dottorato è sottile, in realtà. È sottile, ancora più complicato. Infatti, è ancora più complicato. Ne parlavamo venendo qua con Monica. Il discorso del dottorato è... perché è proprio sottile. Anche non ho visto anche questi funzionamenti ministeriali sono veramente, perché sostanzialmente io sono venuto in Italia, sono rimasta in Italia dopo aver fatto un po' di un dottorato. Però parla, scusami, non ti ascoltano, se non parli col microfono. Monica McBritton. No, sul dottorato c'è un problema grossissimo che è collegato alla... il fatto che ad un determinato momento il ministero ha deciso che è premiale fare il dottorato locale, no? Non fare quello che si faceva una volta, il dottorato con convenzione e così via, perché viene premiato secondo le tabelline del MIUR l'essere sede amministrativa. Questo ha complicato tremendamente tutte le convenzioni. Io l'ho visto da scemare proprio questa possibilità. Qual è il problema? Che un'università come la nostra finisce per essere un po' troppo autoreferenziale nel dottorato, secondo me. Per esempio lo vedo nel mio dipartimento. E quindi questi dati fanno pensare che probabilmente quelli che fanno un dottorato qui a Lecce forse lo fanno perché non hanno trovato la possibilità di farlo fuori. Lo dico brutalmente, come la vedo io, ma perché ancora siamo piccoli e non riusciamo, si è creato un meccanismo, come posso dire, di cane che si morde la coda. Noi siamo costretti, per ragione di fondi, di approvazione ministeriale e così via, a fare i dottorati di dipartimento. Allora, i dottorati di dipartimento senza convenzione significa che, per esempio, se io ho un ragazzo bravo, laureato con me, ma io sono l'unica giuslavorista, dovrà fare, mi vedrà dal momento della formazione, poi durante il dottorato, e diventa una cosa estremamente autoreferenziale. Mentre forme, sarebbe opportuno riprendere il discorso di forme di convenzione con altre sedi, perché quello significa che lo studente comincia ad avere, il dottorando comincia ad avere altri referenti, non solo il suo professore. Io temo molto questa cosa, per molto tempo ho resistito a entrare nel nostro dottorato, ma poi vabbè, quest'anno lo sono, però con queste difficoltà, so che è una cosa poco simpatica da dire e anche abbastanza impopolare, però penso che sia un problema da affrontarlo per quello che è, cioè la nostra difficoltà poi in un determinato momento a mantenere un scambio con le altre sedi, sia pugliese ma in generale.
Non è completa, scusami un attimo, penso che non sia completamente così. Per no, lo so che non so, è una mia opinione personale, non sto facendo, in questo non sto parlando per nessun altro. Parlavo da un punto di vista di genere. Che sia chiaro. A volte c'è un rovesciamento in negativo, diciamo, come percentuali di uomini e di donne nel dottorato, intendevo. No, e quello è il problema. Andare a vedere quelli non... No, no, al contrario, mentre molte... Nel mio dipartimento, per esempio, in tanti dipartimenti, poi sono, sebbene siano tante donne quelle laureate, in tempo e tutto quanto, vanno poi, non fanno il dottorato. Allora, c'è qualche cosa che non funziona, perché poi nei dati nazionali le donne dottore con il titolo di dottore di ricerca sono tante, quindi... C'è qualche cosina che bisogna approfondire nel discorso. Sì, io devo dire che il lavoro che è stato fatto, il bilancio di genere... È complicato, però alcune cose molto... Sì, complicato. Però è importante perché ci ha obbligato a riflettere sui dati, che è una cosa che noi non facciamo mai. Cioè le sensazioni spesso prevalgono e quelle sensazioni purtroppo... sono un retaggio spesso culturale, cioè, per cui vengono le... Invece il dato è un dato oggettivo, su dato bisogna lavorare. Forse dobbiamo migliorare la nostra capacità di lettura, di raccolta, di lettura, certo. interpretazione dei dati. Sul discorso del dottorato ci sarebbero molte cose da dire. Noi abbiamo dottorati che non sono attrattivi, cioè non arrivano molte domande al di fuori del contesto locale, eppure, diciamo... le intelligenze ci sono, cioè appunto che... no, ma infatti non sto discutendo il problema, questo, è che, il problema è che queste domande non arrivano e invece in alcuni casi arrivano per l'eccellenza. Io faccio un esempio che è abbastanza emblematico. Noi adesso abbiamo lanciato e noi speriamo di portarlo a compimento il progetto del corso di laurea MedTech. Ora, se guardo e riflettete su questo, a tutti i curriculum che mi sono arrivati ad oggi di docenti che si propongono da tutto il mondo, e questo ci fa onore, perché vogliono collaborare a questo grande progetto, la quasi totalità sono uomini. E questo vuol dire che adesso dobbiamo impegnarci affinché questa percentuale cambi. Cioè quello che dico, dobbiamo anche capire, che però dobbiamo dare l'idea, e questa è la mia idea, che noi siamo attenti anche a questo elemento. Per cui io mi auguro... E se l'AMVUR esprimerà un parere positivo su quel percorso, beh, io vorrei che questo fosse un centro di eccellenza e, se possibile, un centro di eccellenza fondato sulla parità di genere. Lo dico già oggi. Ecco perché spero che da tutto il mondo, come stanno arrivando, perché dico la cosa è veramente da essere orgogliosi, perché c'è gente che crede in questo territorio e crede in questo progetto, per cui se ti arrivano dall'estero delle domande di persone che non sono locali, vuol dire che c'è qualcosa di positivo nel progetto, però evidentemente io vorrei che fossero, perdonate, no, ci fossero anche delle colleghe donne, perché il dubbio è che a questo punto, perché questo? Ma questo non è casuale, perché è molto più facile, purtroppo non è soltanto in Italia, per un uomo spostarsi e spesso spostare la famiglia di quanto non lo sia per una donna, e questo va denunciato, questo è il problema vero, perché prima che una donna possa prendere una decisione del genere è molto più complesso. Però se noi diamo l'idea che sappiamo assistere, no, questi percorsi, che abbiamo un'idea precisa, come abbiamo detto oggi, del futuro, forse questo può cambiare la prospettiva. Ovviamente dobbiamo fare un gioco di squadra e dobbiamo tutti quanti promuovere anche da questo punto di vista quello che abbiamo oggi declinato nel corso della nostra conferenza. Per cui io, se non ci sono altri interventi, darei la parola, vorrei innanzitutto ringraziare insomma i nostri ospiti esterni, però do la parola per fare questo ad Anna, perché veramente è stata infaticabile insieme a tutti gli altri a portare avanti questo progetto e merita che le conclusioni siano sue. Prego. Grazie Fabio, le conclusioni le ho già fatte, non so se Elisabetto o Aurora hanno domande o hanno considerazioni da fare in questo proposito, nel qual caso gli lascerei la parola e altrimenti io concludo semplicemente dicendo che è stato
un lavoraccio, un lavoro molto interessante e che spero che continui. Poi certo non si ferma qui, le prossime edizioni dovrebbero essere però degli update e dei monitoraggi di quello che è successo, perché altrimenti sì, uno ogni tanto è solo una fotografia interessante, ricca, eccetera, ma quello importante è il processo, non è il passo. E niente, quindi questo è tutto quello che ho da dire. Ringrazio le nostre ospiti, quindi ringrazio Elisabetta Camussi ed Aurora Vimercati e tutti i presenti. Anna, se posso dire solo una cosa conclusiva, non voglio togliere la parola alla collega, ma una cosa conclusiva sì, visto che sono stata qui con voi, ma non sono persona del vostro Ateneo, né del vostro territorio. Io credo che sia assolutamente strategico, uno, ragionare nel rapporto tra locale e nazionale, come voi state facendo, quindi sia in termini di importazione di buone pratiche, come anche Aurora Vimercati diceva, sia in termini invece di sperimentazione importante di dimensioni innovative, proprio pensandole, diciamo, a partire dalle risorse che il territorio e la situazione presenta, e quindi lì facendone come dire un laboratorio di buone pratiche, e dall'altra parte assolutamente assumere, come ho cercato di dire dall'inizio, questa prospettiva da voi oggi così in maniera esplicita dichiarata come irreversibile, no? E quindi come l'inizio di un processo che non può che proseguire in questa direzione. Io credo che questo sia pesantemente ancorato alla contemporaneità e non all'emergenzialità della situazione, ma sia pesantemente e proficuamente contemporaneo, e del resto è quello che l'Unione Europea chiede ed è anche quello che l'Agenda 2030 chiede all'Europa tra gli obiettivi del millennio, cioè essere parte di un processo che non si occupa solo dell'altrove, ma che si occupa in prima istanza di come tu puoi portare equità e giustizia sociale nel territorio e nelle istituzioni presso le quali operi. Quindi, come dire, trovo che tutto questo sia assolutamente il modo in cui queste dimensioni si possano proficuamente realizzare. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, Elisabetta. Grazie a tutti, altrimenti guarda, nessuno si alza. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, buonasera.